Buonasera, benvenuti all'edizione del 15 ottobre del nostro spazio informativo. La apriamo, come sarà consuetudine d'ora in avanti, con le notizie relative all'andamento dell'epidemia in Piemonte. Il comunicato dell'unità di crisi oggi è arrivato leggermente in ritardo rispetto al solito e contiene questi dati. I contagiati in Piemonte dall'inizio dell'epidemia salgono a 41.074 perché oggi c'è stato un significativo incremento, ben 1.033 in più, dei quali però 663 sono asintomatici. Il totale della provincia di Cuneo a oggi, 15 ottobre, è salito a 4.352 casi positivi. I ricoverati in terapia intensiva in tutto il Piemonte sono oggi 40, 7 in più rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 595, 33 più di ieri, sempre in Piemonte. Le persone in isolamento domiciliare nella nostra regione sono 6.673. I tamponi diagnostici finora processati nella nostra regione sono 828.712, di cui 448.813 sono risultati negativi. I pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai primi due test di verifica al termine della malattia, sono 29.049, più 11 rispetto a ieri, di cui 2.832 sono in provincia di Cuneo. Altre 527 persone sono in via di guarigione perché sono risultate negative al primo tampone. Sono 3 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati nel pomeriggio dell'unità di crisi, di cui nessuno in provincia di Cuneo. Il totale sale a 4.190 deceduti, di cui 402 in provincia di Cuneo. Una brevissima comunicazione che riguarda la presa di posizione del Presidente della Regione Alberto Cirio, il quale ha dichiarato che la situazione sarà migliore o peggiore sulla base delle decisioni che prendiamo adesso, perché ormai riusciamo a prevedere i 10-15 giorni di andata in aumento e diminuzione. Se vogliamo salvare il Natale, visto tutto ciò che comporta in termini di occupazione, lavoro e ritorno economico per il territorio, ha detto Cirio, dobbiamo pensarci adesso. Le scelte vanno fatte oggi senza aspettare neanche un minuto. Passiamo alla tabella riassuntiva dei risultati e torneremo poi in onda parlando dei webinar proposti da Confindustria Cuneo. E dopo l'aggiornamento sui dati epidemiologici comunicati dalla Regione, affrontiamo il contenuto di questa edizione del nostro servizio informativo. Ci soffermiamo sul webinar appena andato in onda, seguito da oltre 100 persone, dal titolo Muoversi in Italia e all'estero, le regole in base al DPCM del 13 ottobre 2020. L'ha tenuto la dottoressa Bianca Revello, che è qui con noi, responsabile dei mercati internazionali di Confindustria Cuneo. Di cosa avete parlato? È stato molto interessante perché con l'uscita del nuovo DPCM abbiamo dovuto affrontare delle tematiche differenti in tema di spostamento. Sicuramente una grossa novità è l'obbligo di comunicazione per tutto, anche nel momento dell'eccezione e anche per l'eccezione sui tamponi. Questo sicuramente ha cambiato un po' le modalità di informazione da parte dei nostri associati alle autorità del Dipartimento Prevenzione. Un rafforzamento di quella che è la struttura dei paesi, delle regole che vengono applicate in uscita dall'Italia. Ovviamente questo webinar ha trattato la normativa italiana e i paesi esteri come l'Italia si adeguano di volta in volta, quindi c'è uno scambio molto veloce e repentino nell'arco della settimana, 14 giorni, delle discipline di ciascun paese, sia in Europa che all'estero. Quindi la cosa che noi abbiamo trattato all'Italia, attenzione però, all'estero. E infatti il problema è proprio seguire costantemente questa continua variazione di norme interne ed esterne. Al riguardo mi pare di aver compreso che una questione molto rilevante sia quella della durata della quarantena, 14-10 giorni. Possiamo sì, è stato argomento di molte domande poi al termine del webinar. Il fatto che sia uscita una circolare del Ministero della Salute il giorno prima dell'uscita del DPCM che indicava una riduzione della durata a 10 giorni, però non ha agito sul contenuto del DPCM che ribadisce 14 giorni. Quindi il tema è che per i rientri dall'estero la versione ridotta al momento non è ancora applicata, salvo un'eventuale circolare di integrazione per poter armonizzare, si auspica questa integrazione. Abbiamo parlato prima appunto dell'argomento principalmente legato al discorso estero. C'è questa lista dei paesi, vero, che fluttua anch'essa?
Sì, questa è stata aggiornata per l'ennesima volta, abbiamo avuto diversi spostamenti rispetto alle ordinanze precedenti, è significativo l'elenco C, adesso individua tutti i paesi che sono soggetti a tampone, per noi in particolar modo la Francia che è rilevante, ma anche il Belgio dove abbiamo parecchie attività, comunque l'elenco e tutto quanto il materiale disponibile relativo anche al webinar si trova sul nostro sito, potete farne domanda direttamente. E altra cosa particolare, Romania, che finalmente è stata declassata da paese estremamente limitato negli ingressi perché era esclusa dalle eccezioni, finalmente si possono far valere le eccezioni delle 120 ore, pertanto adesso anche in Romania i nostri associati possono andare a fare le installazioni agli impianti con una durata limitata. Quindi una notizia, se vogliamo, anzi se vogliamo, è È positiva. positivo. Certamente grazie Bianca, ringraziamo la dottoressa Revello per questo aggiornamento. Certamente continueremo a essere a disposizione degli associati, questo è uno dei temi caldi della questione epidemia, dell'emergenza sanitaria. Chiamiamo il dottor Valerio D'Alessandro, vice direttore di Confindustria Cuneo, perché annunciamo il prossimo webinar, restiamo in campo webinar, domani ce ne sarà un altro altrettanto importante, vero? Sì, buonasera a tutti. Sono qui per appunto invitare a seguire il webinar che abbiamo organizzato per domani pomeriggio alle ore 16. L'abbiamo voluto organizzare per esaminare i contenuti della legge di conversione del decreto agosto. Contenuti di vario genere, ci sono novità importanti in materia lavoristica, ma non solo, naturalmente, novità per quanto riguarda il settore credito e in particolare per gli aspetti invece delle agevolazioni fiscali abbiamo importanti precisazioni in materia del famoso super bonus 110% per i lavori edili. E soprattutto un risultato importante ottenuto dal sistema Confindustria, il riconoscimento da parte del governo di una misura che in parole diciamo tecniche si può chiamare la sospensione dell'imputazione degli ammortamenti civilistici nei bilanci a conto economico. Tutto questo insieme di misure, insieme anche alcune novità in materia di ambiente, verranno esaminate domani in queste 2 ore di analisi della legge di conversione. Grazie, le iscrizioni sono tuttora aperte tramite il nostro sito di Confindustria Cuneo. Noi diamo appuntamento a domani dove affronteremo appunto, cioè, un minimo di approfondimento su questo webinar futuro. Grazie.